Buongiorno a tutti con questa speciale puntata in diretta dalla Russia. È con noi Max Bonelli. Ciao Max, dove Ciao a ti tutti, ciao trovi? Stefano. A Rostov-on-Don, che è una bellissima città, dietro il Donbass fondamentalmente, sul Don, ed è una città con tanti, diciamo, aspetti interessanti dal punto di vista culturale. Vogliamo far vedere forse una Russia diversa di quella che Sì. viene descritta dai giornali, una Russia vera. Sono qui da una settimana e questa Russia mi ha sorpreso. Io mancavo dalla Russia dal 2019 e in Quindi sono cinque 5 anni anni, che mancavi. sì, 5 anni che mancavo, e in questo viaggio, fatto per motivi peraltro di famiglia, ho visto una Russia completamente diversa, di cui ho voluto condividere con te e con i nostri amici che ci seguono, sia foto che video. Siamo arrivati a Mosca, dove devi arrivare, diciamo, noi che veniamo da paesi ostili, appunto dall'Italia, devi arrivare all'aeroporto Sceveniti e lì vieni sottoposto a dei controlli. Io fortunatamente sono stati molto, dato, diciamo, conoscono, ho presentato il mio libro Anti-Maidan nel 2015 a Donetsk, quindi sanno che sono un amico dell'amicizia Italia-Russia, perché poi essere amici della Russia in questo momento storico, secondo me, significa essere amici dell'Italia fondamentalmente, che Vero. comunque è il nostro paese di cui noi non dobbiamo mai perdere di vista quali sono le convenienze del nostro paese. In questo momento storico, ma fondamentalmente, anche se si guarda indietro nella storia, l'Italia ha sempre avuto una grandissima convenienza, fin dai tempi delle repubbliche marinare, ad avere una stretta relazione di amicizia con l'est europeo. Passata questa sottolineatura, è interessante qui vedere che in 5 anni tutto si è trasformato in meglio. Partiamo da Mosca. Mosca è diventata una città, era una bella città, ma adesso è diventata una città bellissima. Non Tu si sei vede. atterrato a Mosca? Ok. Sì, per forza, devi per forza arrivare lì, non puoi passare da altri punti. Cioè, non c'era una carta per terra nelle aiuole che costeggiano le autostrade, tanto per intenderci, che normalmente a Roma, ma penso anche a Milano, a Torino, sono piene di monnezza, quasi una regola. E la metropolitana che si è estesa ancora di più, sempre più bella, tanta ricchezza in giro. La mia prima impressione è stata, mi ha ricordato la Germania, subito dopo che c'è stato il passaggio con l'euro, che loro hanno fatto il boom e noi siamo andati in crisi. Soltanto Sì. che questa è una Germania 3-4 volte maggiore, cioè sembra un'enorme Germania la Russia, ma questo non soltanto a Mosca, dove chiaramente c'è un fervore economico eccezionale, ci sono cantieri, tutti poi peraltro belli ordinati, cioè questo sindaco che ha fatto delle cose meravigliose a Mosca. Manderei Gualtieri a fare un corso da lui, perché ne avrebbe Ma cosa sicuramente dici? Roma bisogno. non ne ha bisogno, è perfetta Sì, così ci com'è. stanno. Cioè, dobbiamo ringraziare a Roma che ci sono i cinghiali e sono rientrati i cinghiali, che almeno si mangiano un po' dei ratti, capito? No, no, questa è la situazione di Roma, sul serio. Che i cinghiali passeggiano per 5 km, 3 km da San Pietro, questo non è uno scoop, insomma, lo sappiamo. E comunque, Nella zona chiusa questa, sud? nella zona ovest, Nella zona nella ovest, ok. zona. Nella zona ovest, quindi San Pietro è Prati praticamente, quindi è la zona ovest. E comunque, tornando alla Russia, vedevi anche il veicolo, diciamo il traffico su strada, tutte macchine grandi, e non c'è differenza tra le macchine occidentali e le macchine di produzione russa, cioè devi andarti a vedere la targhetta per vedere dal punto di vista estetico qual è la russa e qual è la giapponese o qual è la tedesca e così via. Quindi c'è un Cioè, progredire. se non conosci il logo, non ti accorgi di che macchine siano. Esatto.
cosa che magari nel 2015 te ne accorgevi, cioè vedevi la macchina, diciamo, di produzione russa, rispetto alla macchina di produzione occidentale, anche dal punto di vista estetico. E poi, peraltro. Sì, teniamo presente che con l'aumentare delle sanzioni hanno chiuso degli stabilimenti di produzioni, Renault, Nissan, Mercedes e altre, che poi sono stati acquisiti dalla Russia stessa, quindi hanno ricominciato a produrre con marchi russi, modelli modificando leggermente l'estetica della carrozzeria, ma i pezzi sono quelli, nel senso che la qualità, gli interni, le motorizzazioni sono rimaste identiche di fatto. E questo in qualche modo si è trasferito anche nella produzione russa vera e propria. Poi anche quando tu vai ai supermercati, sì, trovi tanta roba, diciamo, che copia quella occidentale, però chiaramente, soprattutto dal punto di vista dei prodotti, diciamo, gastronomici, non sono a livello italiano, ma non sono neanche immangiabili, cioè tutta roba di buona qualità. Anche questo è frutto delle sanzioni che nel 2014 avevano colpito molti prodotti agricoli anche, che dall'Italia o da altri paesi andavano verso la Russia e quindi hanno stimolato la produzione di latticini e altri prodotti direttamente in Russia, che sono andati a sostituire le mozzarelle italiane piuttosto che il parmigiano addirittura. L'hai Sì, provato il sì, sì. parmigiano russo a proposito? No, il parmigiano russo non l'ho provato, Ah, però voglio ho sapere com'è. provato la limonata russa, Ah sì? che è sicuramente inferiore a quella italiana, però è bevibile. Quindi questo per dirti, io sono un appassionato di limonate, quindi Ah, ma posso io in dirti che Slovacchia avevo anche. trovato la limonata ed era acqua e limone vero e proprio. Cioè. Ah sì, ecco. Sì, erano delle Quindi. sorte di bibite con le infusi oppure proprio vere e proprie spremute con aggiunta di acqua dentro, c'era menta, limone, lime e altre cose, le trovavi in bottiglia direttamente, le preparavano proprio lì. Poi un'altra cosa, i trasporti sono, ecco, io non so se riesci a mandare poi qualche immagine. Sì, faccio vedere l'immagine del. Cioè, noi siamo andati da Mosca a Rostov su un grande autobus molto moderno, per esempio, ecco, appunto, le comunicazioni che sono sovvenzionate dallo Stato, sono cambiate completamente. C'è un'immagine, ce l'hai, mi sembra Questo quella a è sinistra. quello di Rostov, con il Sì, ho preso. furgone, però vedevi anche il drone lì. Sì, vabbè, quello lo Questa è conosco, quello lì. l'immagine del Pullman. Questo per fare vedere l'autobus che gestiva il collegamento Sì. Mosca-Rostov. Un autobus moderno, abbiamo viaggiato ovviamente in 5 passeggeri e 2 autisti, per un autobus che probabilmente aveva 50 posti. Siamo stati benissimo, se non fosse per il fatto che, come dicevi te, accennavi te, quel video che se vuoi puoi mostrare, praticamente Sì. sull'autostrada c'è stato un attacco ucraino a un piccolo deposito di petrolio, diciamo, di stivaggio di petrolio. 20 minuti prima che passate l'autobus, per cui ho potuto fare una piccola ripresa, diciamo, di un atto di guerra, questo dalla regione di Rostov da noi. Però per il resto siamo stati veramente come dei signori sul serio, e con dei costi ridicoli, perché per andare da Mosca a Rostov, che sono oltre 500 km, cioè, abbiamo speso non so, forse 30 euro, insomma, quindi niente, 10 euro a testa, insomma. Chiaramente sono viaggi sovvenzionati dallo Stato, la benzina sta a nemmeno un euro, ecco questo, la benzina sta nemmeno a un euro al litro, insomma. Vedete le immagini col Sì, beh, ma loro fune. come produttori non hanno sicuramente bisogno di sovraccaricare il costo
con le accise. Assolutamente no, assolutamente no. E poi diciamo, un'altra cosa mi ha sorpreso, per esempio, l'attenzione all'ecologia, no? Perché noi abbiamo questa idea che la Russia produce soltanto carburanti, ti ho mandato dei filmati con una marea di Sì, pale eoliche. ce Questa è la cosa che mi ha sorpreso, che non c'erano assolutamente nel 2000. l'ho. Questo Ok. qui, fallo girare. Ecco, vedete una marea di pale eoliche nella regione, siamo appena fuori Rostov, no? Sì, come in Austria anche ho visto dei parchi eolici tipo questo, enormi con centinaia di pale E che questa non producono c'era energia. proprio nel 2019, cioè questa è tutta roba nuova, nuova, nuova. E un po' sfada con queste immagini. Ecco, qua invece siamo sullo stadio di Rostov, uno degli stadi di Rostov, dove praticamente è un bellissimo stadio d'atletica. Io ci sono andato stamattina ad allenarmi, era pieno di persone normali, a parte che è gratuito, completamente gratuito, tu entri e non paghi niente. E che stavano ad allenarsi per poi andare al lavoro, perché qui l'allenamento è visto come un momento di salute più che un momento elitario, diciamo, no? Ed è uno stadio con il tartan, per cui puoi farci sia dell'atletica di altissimo livello, sia puoi correrci per tenerti in forma. Poi c'erano le parallele, le trazioni, le sbarre per fare le trazioni, insomma, c'era tutto quello che può servire per tenersi in forma. C'erano 50-60 persone stamattina a questo stadio, che è uno stadio, Quanti abitanti diciamo. ha Rostov? Ma Rostov è più grande di Donetsk, prima della guerra, quindi siamo intorno a 1,5 milioni, 2 milioni di persone. Ci sta. Diciamo come Napoli. E anche delle caratteristiche secondo me molto simili a Napoli. Un po' di disordine, diciamo proprio, cioè i russi del sud sono più meridionali, ecco, diciamo così. Ok. E poi hai visto Però è anche. molto bella come E quel città, drone cioè. invece che abbiamo visto, cioè quell'attacco che hai visto, che hai filmato. Questo è stato purtroppo un piccolo attacco, perché in realtà, come tu sicuramente avrai detto nelle tue trasmissioni, c'è stata il grande deposito Proletarsky, si chiama, che praticamente è stato distrutto da un attacco ucraino. È un deposito di petrolio enorme, perché questo qui era piccolissimo, erano 8 grandi bacini, no? Parliamo sempre per la Russia, ecco, insomma. Invece quello che Proletarsky erano una trentina di, se non di più, di questi grandi bacini dove si Lo contengono. vedi? Sì. Ok. Passando con l'autobus hai visto uscire il fumo, era ancora in fiamme. Che giorno era esattamente, ti ricordi? Guarda, io non l'ho messo neanche su Telegram Italia e il Mondo per non dare notizie agli ucraini, sinceramente, Vabbè, perché erano usciti, a dire il vero, erano usciti molti di questi video dell'incendio su Rostov pubblicati dai russi, quindi ti do tranquillamente la notizia no, che però è erano soprattutto stato. di Oktoberski, Proletarsky, scusa, questo qui grande. Dato che questo era avvenuto da poco, così per mia coscienza, Scrupolo, certo. per mio scrupolo, ho detto piuttosto che fare il piccolo scoop, che cioè, alla fin fine non è questa la cosa importante, anche perché avevano danneggiato soltanto uno, quindi bruciava solo uno Sì, alla su fine delle 8. fini sono danni comunque limitati perché sono molti i serbatoi in quel deposito. Allora, sei tu il primo che lo mostra quel video, insomma, quindi ormai sono passati una settimana abbondante, insomma, Sì. 7-8 giorni. E che ti volevo Sì, dire? era spento Un'altra. dopo un paio di giorni. Hanno aspettato Sì. che si esaurisse poi il carburante del Sì, serbatoio. la cosa importante è non far trasferire il fuoco sugli altri, Eh questo sì, lo secondo me. fanno una compartimentazione con muri d'acqua che bloccano il calore per il raggiamento e di fatto aspettano poi che venga, si autoestingua di fatto. E
Diciamo, a parte questo, diciamo che comunque Rosso è nell'area di essere attaccata, viene attaccata dai droni, non sempre con successo, però succede che gli ucraini hanno successo, diciamo, in questi attacchi. La guerra qua non si sente per niente, cioè, questo è anche un altro aspetto. Cioè, sentiamo secondo me più la guerra noi in Occidente con tutta la crisi economica che ci è venuta, poi l'abbiamo visto anche con il voto in Turingia, no? Con tutte le forze Anche in Sassonia. in Sassonia, anti-NATO che hanno fondamentalmente il 50% dei consensi tra destra e sinistra, no? Perché c'è la Il parte 46%, quasi 47%. Quindi insomma stiamo parlando che veramente c'è una ribellione in Germania, soprattutto in Germania dell'Est, ma anche in Italia se non fosse per la disorganizzazione di questo anelito sovranista che c'è nel paese, anche noi potremmo esprimere dei dissensi simili a quelli tedeschi, secondo me. Il problema è che non riusciamo ci sono troppi movimenti sovranisti e non si riesce a quagliare, a fare rete in maniera adeguata. Questo dobbiamo riconoscerlo. La Germania è andata più avanti di noi da questo punto di vista, hanno ottenuto dei risultati molto più soddisfacenti, sia a destra che a sinistra. E invece purtroppo in Italia questa voglia di sovranità, che è dovuta proprio alle batoste economiche che subisce il paese, e dovute a queste sanzioni che non hanno fatto male alla Russia, questo io lo posso testimoniare, ma hanno fatto male soltanto a noi, producendo crisi, producendo aumenti, diciamo, dei costi della vita, perdite di mercato, quindi perdite di opportunità di lavoro, e niente, questo è No, dovuto purtroppo. Max, questo è molto interessante perché effettivamente gli 8 anni di sanzione che precedono il conflitto hanno permesso allo Stato di creare quella produzione industriale che ha garantito l'autonomia e la crescita economica anche dopo l'inizio del conflitto. Perché? Perché privando la Russia di una quantità di generi di prodotti, dall'alimentare all'industriale, hanno semplicemente fatto in modo che la Russia fosse stimolata a sostituire ciò che lei comprava prima da noi, italiani, francesi, tedeschi, con prodotti fatti sul posto. E Esatto. quindi incentivando la produzione, incentivando la nuova impresa, incentivando l'iniziativa agricola, ad esempio, laddove mancava. E questo ha portato a raccolti record di prodotti di granaglie e via Cerealicoli. dicendo, cerealicoli, prodotti record che la Russia non era mai riuscita a produrre tanto così. Stessa cosa per l'allevamento, stessa cosa per altri prodotti, dalla lavorazione del latte e via dicendo. Hanno coperto tutta una gamma di prodotti che prima per loro era impensabile farlo. E nell'industria aeronautica, nell'industria, no, quando la von der Leyen diceva: "Ah, grazie alle nostre sanzioni tutte le industrie russe sono ferme", queste addirittura si prendevano le industrie europee, giapponesi o altro e iniziavano a prodursi da soli i veicoli. C'è un boom di produzione di veicoli russi e di consumo, cioè acquisto di prodotti fatti in Russia. Questo è l'aumento anche dell'industria cinese che sta saturando il mercato anche russo da questo punto di vista, Esatto, esatto. sostituendosi ai produttori europei. E poi c'è anche un altro aspetto che io vorrei sottolineare da socialista, quale sono, anche se molti credono sia un rosso-bruno, ma in realtà io parto come un socialista Ma anche patriottico. a me è andato del rosso bruno e sono socialista, cioè. Ecco, qua avviene un qualcosa che per noi occidentali è sconosciuto, anche a livello storico, diciamo, fin dai tempi degli antichi romani, cioè la socializzazione della guerra. Intendo per socializzazione della guerra? Quelli che vanno a combattere rischiano la vita. A questo rischio la Russia, lo Stato russo,
dà una risposta economica molto forte. Come ti dicevo in anteprima, l'ultimo dei soldati guadagna 2 volte e mezzo un operaio specializzato di un'industria, dell'industria, diciamo, di massimo prestigio che c'è in Russia. L'ultimo dei soldati. A volte anche gente che appunto ha avuto precedenti penali ha la possibilità di rifarsi una vita, di rifarsi anche uno status sociale, offrendosi volontario. Se si comporta bene, viene cancellato il suo passato e viene ricordato quello che ha fatto di bene, chiaramente se non ricasca, insomma, questo è ovvio. Questo porta sì che c'è una distribuzione dei profitti, diciamo, di tutte le fonti strategiche, economiche dello Stato russo su tutta la popolazione. Perché quando tu incominci ad avere un esercito di 1,5 milioni circa, in generale, parliamo quindi tra quelli di leva Sì, e i dovrebbe andare, soldati. credo, sul 1,6 milione 7 con gli Esatto. ultimi aumenti di organico previsti. Si ha una ridistribuzione della ricchezza, perché tu chiaramente i soldati già, diciamo, tendenzialmente tendono a spendere quello che hanno. Se poi tu gli dai uno stipendio che è 2 volte e mezzo come minimo, quello dell'operaio, è chiaro che il soldato quando torna dal fronte spende con una certa vivacità, questo è un classico, no? Tutto ciò non è avvenuto mai nell'Occidente, cioè nelle trincee della prima guerra mondiale, oppure nei deserti della seconda guerra mondiale, la gente è andata a morire rimettendoci anche economicamente. E quindi qua parlo, diciamo, di una guerra socialista dove si dà un riconoscimento a chi si mette in rischio, a chi si mette a servizio effettivamente del paese nella massima espressione, però lo Stato, grazie al fatto che ha nazionalizzato le risorse strategiche, è in grado di dare una risposta economica che poi si diffonde su tutto il territorio. Ti facevo prima l'esempio, no? Che la cosa, diciamo, la parte negativa che io ho vissuto rispetto al 2019, che era l'ultima volta che sono venuto, è che quando tu entri in una casa vuota, vai a fare la spesa, le classiche 3 buste piene della spesa. Io nel 2019 ho speso 1.500 rubli con cambio 1 euro a 75 e adesso ne abbiamo spesi 4.000 con cambio 1 euro a 100. Cioè, in realtà, teoricamente il rublo vale di meno, ma in realtà non è così. È l'euro che vale di meno, perché io per comprare la stessa roba ho dovuto spendere 40 euro questa volta, mentre nel 2019 non dovevo spendere 15. Sì, no, in realtà tu hai cambiato in rubli, per cui hai speso più rubli. Il problema qual è? È che il tuo stipendio, in Italia è rimasto lo Bravo. stesso, di 5 anni fa, mentre Esatto. lo stipendio del russo è aumentato molto, e ti spiego perché. In parte, è dovuto al fatto dei soldati che guadagnano molto di più. Ma in parte è dovuto, anzi in gran parte è dovuto a quello che sta dietro, l'industria bellica, ad esempio, e cioè il fatto che, il portare a produzione, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, le fabbriche, legate alla catena logistica della guerra, ha comportato la ricerca spasmodica di manodopera specializzata. E dove sono andati a prenderla? Dalle fabbriche, dalle aziende dove già lavoravano, offrendo stipendi molto più alti per spostarsi in altre città, per spostarsi dalla loro ditta, e quindi hanno pagato molto molto di più gli operai di questi settori. Le aziende che se li sono visti sottrarre sono andati a loro volta alla ricerca di altro personale, pagandolo di più di quello che pagavano prima. Esatto. E questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che gli stipendi ad oggi in Russia crescono del 18% annuo. L'economia russa, questi sono i dati più recenti che si hanno a disposizione.
usciti proprio l'altro giorno. L'economia russa per quest'anno crescerà del 4% e l'inflazione si attesta intorno al 10%, quindi abbiamo gli stipendi che crescono il doppio dell'inflazione. Ecco, questo perché? Perché comunque alcuni beni di genere di prima necessità, eccetera, hanno i prezzi comunque vincolati o sottoposti a controllo da parte dello Stato. Da noi succede il contrario. Gli stipendi non crescono assolutamente, Max, no? I lavori precari e male pagati aumentano. In TV senti dire non ci sono mai stati così tanti occupati in Italia come in questo periodo, cosa che è tutta da verificare. Ma qual è il dato fondamentale? È appunto la qualità dell'occupazione che hai. Perché secondo le statistiche tu non sei disoccupato se nell'ultimo mese hai lavorato tot. E risulti e riempi la bocca ai politici che dicono non ci sono mai stati tanti occupati. Tanti occupati in che termini? A tempo pieno? A mezza giornata? Hanno lavorato sei giorni nel mese e quindi risultano occupati come uno che lavora per 36 ore alla settimana o 40 ore settimanali? O com'è sta storia? Perché in realtà non è così. Non è come ti dicono in televisione, non è che ti dicono quello che ti dicono sui giornali, che scrivono sui giornali. L'occupazione statisticamente aumenta solamente perché chi ha lavori temporanei, chi ha lavori a chiamata, lavora un tot e quindi esce dalle statistiche dei disoccupati, ma guadagna poco. Se permetti, volevo fare un esempio molto concreto. Sì. Anche il discorso dell'inflazione. Tu hai detto una cosa molto importante, che in alcuni casi esistono dei momenti di calmierizzazione da parte del governo russo. Voglio fare un esempio molto concreto. Questo è avvenuto un anno e mezzo fa, all'inizio dell'operazione Z. C'è stata un'acquisizione da parte di una grossa industria aviaria, cioè che aveva Pollame, di tutta una serie di altre industrie, soprattutto nel sud della Russia. Praticamente nella zona di operazione erano schizzati i prezzi delle uova, che è un alimento di base fondamentalmente. C'è stato l'intervento diretto del governo russo minacciando una nazionalizzazione se non si fosse regolarizzata questa situazione, cioè i prezzi delle uova non fossero stati regolarizzati, cioè devi guadagnare, ma devi guadagnare giusto, non devi speculare. Quindi questo è un discorso molto concreto di come agisce lo Stato russo, cioè non vuole soffocare l'economia privata, ma vuole soffocarne gli eccessi, e questo va sottolineato perché è molto importante, altrimenti con questa situazione, con gli stipendi che aumentano il 18%, l'inflazione potrebbe correre molto di più, e invece questo non avviene, e questo è il motivo per cui non avviene, perché sì, puoi guadagnare, ma senza esagerare, ecco. Sì, questo io sono rimasto molto stupito non mi aspettavo, ad esempio, nell'industria russa una tale capacità di adattamento in così breve tempo. Nel senso che loro in soli 8 anni sono riusciti a ricostruire un tessuto industriale nel paese che sopperisse alle forniture esterne. Ma finché parliamo di mozzarelle, non è tutto sommato difficile farle. È difficile magari farle buone come quelle che arrivano dalla campagna, parliamoci chiaro, o alcuni tipi che ci sono magari in Puglia, comunque la mozzarella di bufala campana, che cacciulatte, no? Come si suol dire. È unica e inimitabile. Esatto. Mentre fare le mozzarelle come le fanno anche in Germania industrialmente non è difficile, tutto sommato, ecco. Invece quello che mi ha stupito molto è che hanno costruito un'industria di microchip prodotti da loro, di strumenti di avionica che prima compravano in Francia,
prodotti di alta tecnologia quale camere termiche per i mezzi blindati, eccetera, che compravano da altri paesi, mi sembra anche questi dalla Thales francese. Tutta una serie di prodotti che i nostri politici pensavano non avessero più per costruire e completare la costruzione o la conversione dei vecchi carri e di quelli nuovi, no? I sistemi di puntamento, i giroscopi per la stabilizzazione su più assi, dei cannoni, tutto questo sistema di catena di produzione che erano convintissimi di togliergli e di impedirgli di continuare la produzione. E da lì la storia delle lavatrici e via dicendo, no? Le cose che fanno ridere oggi, risentire ciò che diceva la von der Leyen nella primavera del 2020, del 2022 o nell'autunno del 2022. Delle cose demenziali al massimo, e pensare che questo elemento è stato rieletto ci dà veramente i termini del valore della nostra Unione Europea. Ecco, mi ha sorpreso, mi ha stupito come siano riusciti a sostituire tutta questa catena di prodotti, tant'è che loro riescono a produrre ancora oggi l'industria aeronautica civile. Escono con nuovi aerei come il Superjet 100 e via dicendo, che non hanno stoppato. Noi ci immaginavamo, da quanto dicevano, che tutto fosse incentrato sull'industria militare, e non è così. Non c'è un settore che non sta in esplosione in Russia, questo te lo posso proprio dire, non c'è un settore. C'è infatti veramente qui la disoccupazione è ai minimi storici, ma il lavoro qui è di qualità, cioè è tutto se tu vali un minimo, è tutta una serie di offerte per cui tu vai a lavorare sempre meglio, a guadagnare sempre di più e a condizioni sempre migliori. Quindi questa veramente è una realtà che mi ha stupito, che ti ripeto, mi ha ricordato come un'enorme Germania subito dopo l'entrata nell'euro. Questa è Sì, stata la mia impressione. praticamente quello che leggevo l'altro giorno nel rapporto dice che la Russia ormai è arrivata al limite fisiologico dell'occupazione della popolazione, e cioè non ci sono disoccupati, a meno che non abbiano dei motivi o psicologici o di salute, per cui non possono lavorare, e chiunque può lavorare ha un lavoro, di fatto. O è in transito tra l'uno e l'altro, ecco. Esatto. E poi c'è un altro aspetto importante che io vorrei sottolineare, visto il disfacimento un po' in tutto l'Occidente del mattone fondante della società che è la famiglia, e quanto si punta sulla famiglia. Cioè, te lo dico io, avendo un bambino di 5 anni, io lo vivo, io non riesco a fare 200 metri arrosto senza trovare un piccolo giardinetto con tanti giochi, altalene, scivoli per bambini. E questo mi si pianta ogni 200 metri perché vuole andare a quello nuovo, a quello che vede. Perché c'è Eccolo. un'attenzione a... Sì, esatto. C'è un'attenzione ai bambini enorme, alla famiglia enorme. Ci sono sovvenzioni per fare più di 2 figli, quindi si prendono chi fa più di un figlio prende dei soldi in più, diciamo. Chi ne fa più di due, chi fa il terzo, prende una barca di Terzo, soldi. cioè, sì, esatto. Ci sono ancora i Sì, premi sì. alti intorno ai 15.000 euro per il terzo figlio? Penso di sì, guarda, su questo non ci posso giurare, No, però ci scusi, ti sono. dico datti da fare che. No, questa venerando età già. A parte già so tre comunque, insomma. Charlie Chaplin ha avuto l'ultimo figlio a 80 anni, ma Sì, non vedi. riusciva a tenerlo in braccio. Citazione da un film. Comunque, insomma, e quindi sì, c'è un'attenzione, è proprio un'idea, questo anche grazie alla Chiesa Ortodossa, cioè c'è tutto un pacchetto che può sembrare così a noi smaliziati occidentali, un po' stuccoso, ma alla fine, devo dire, è il fondamento della vita. Cioè il fatto che noi occidentali stiamo sempre a ricercare la felicità in questo mondo, no?
È come se noi vivessimo in vita eterna, già il fatto che noi sappiamo tutti che moriamo, già questo ci leva un po' di felicità, questo è indubbio, no? Quindi starci a guardare l'ombelico, che dobbiamo sentirci sempre felici in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, no? E se no andiamo da psicologo, questo non è normale, la felicità avviene quando tu fai qualcosa per gli altri. E qual è quel qualcosa per gli altri come, come lavorare per una buona famiglia, per dei figli? E loro lo ampliano questo concetto per lavorare per la Naroda, per la patria. Cioè, c'è un discorso molto più complesso, dove comunque i bambini stanno al centro, mentre da noi i bambini non stanno più al centro. Da noi si sta discutendo se le coppie omosessuali di vario tipo possano adottare i bambini o meno. Cioè, qua nemmeno se ne parla. Qua si deve avere un papà e una mamma, e quindi qua su questo discorso loro sono molto molto rigidi, ma non è perché tu non puoi essere omosessuale, cioè qua nessuno alla fin fine gli importa niente. La cosa che gli dà fastidio è che i bambini vanno a subire delle ripercussioni. Tu puoi fare quello che ti pare, ma il bambino deve essere salvaguardato. Questo per sfatare anche un altro discorso sull'omofobia che c'è in Russia. Non c'è l'omofobia, c'è un discorso sulla famiglia che è ben diverso. Ad esempio, però, attenzione, io non sono contrario al fatto che una coppia omosessuale possa o meno adottare i figli, dipende dalle condizioni, in cui sono, psicologiche, di stabilità emotiva, se sono adatte le persone a prendere un bambino, esattamente come una coppia etero che può non essere adatta ad adottare un bambino. I problemi sono quando invece si pretende di sfruttare la condizione di povertà e di bisogno di un'altra persona per avere il figlio proprio, comprandolo, affittando una parte del corpo di questa persona che è in stato di bisogno per sfruttarla. E questa persona viene messa a rischio della sua salute o altro, sto parlando dell'utero in affitto, sfruttandone la situazione, di bisogno economico. Ecco, questo io non l'ammetto, non lo accetto e dico, se uno lo vuol fare di sua sponte, benissimo, io sono assolutamente d'accordo, trovino una persona che negli ultimi 5 anni non abbia guadagnato meno di 70-80 mila euro all'anno, e se quella persona è e si sente, perché non è in bisogno economico di affittare il proprio utero per far avere un figlio a qualcun altro, sono pienamente d'accordo. Ma se sono persone che sono in parti del mondo disagiate, che sono in stato di necessità, no, cari miei, io questo non l'accetto perché è uno sfruttamento di una condizione di povertà. E questo è molto diverso dal fatto di dire, due persone mature, stabili, consapevoli, emotivamente preparate, possono o non possono adottare un bambino indipendentemente dai loro gusti sessuali. Quello a me No, io non volevo riguarda. dare Sì, soltanto l'immagine di no, per quello dire, perché ci sono tante coppie, diciamo, etero che dal mio punto di delle vista non persone. avrebbero mai dovuto fare dei figli, per come Ci vedo vorrebbe la quello. patente per fare i figli, questo Esatto, devo e dire. nessuno te lo insegna invece. Perché? Perché da noi sei abbandonato a te stesso. Quando fai No, dei diciamo. figli in Italia, sei abbandonato a te stesso perché tutti i servizi che ti dovrebbero essere offerti invece li devi pagare, ti costano tantissimo. Tant'è che le famiglie normali versano uno dei due stipendi che magari hanno per poter andare a lavorare, per far tenere i figli al prescuola, al doposcuola o altro, perché devi pagare gli Ecco, asili, ma che io non volevo, trovi mai gli asili nido e via dicendo. scusate, ti interrompo, volevo fare No, anche no, riferimento lì a. questi servizi ci sono. E Sì, una no, ci famiglia che sono. lavora, trova e quanto pagano? Ma la cosa più importante, no, i servizi ci sono e sono anche a bassissimo costo, ci sono incentivi, ma non è tanto, non è soltanto un discorso economico a cui volevo Eh no, perché pervenire. queste sono le cose che servono di sostegno alle famiglie. Però c'è anche un'idea, come posso dire, un pacchetto morale che viene dato qua in Russia. Questo secondo me non è secondario, oltre al discorso economico. Cioè,
qua in Russia c'è un'idea di ciò che è bene e ciò che è male. Poi nella vita, cioè, cioè voglio dirti, cioè, la centralità della famiglia, intendi? esatto, ciò che c'è, quello con cui ti devi sforzare. Poi io non voglio insegnare niente a nessuno, Come perché era da sono noi fino a sforzato, 30 anni fa, io per sono dire. nella mia vita, quindi non voglio insegnare niente a nessuno, perché gli incidenti succedono. Però Quello chiaro. che viene dato un input di ciò che sarebbe l'ideale, ecco, questo voglio arrivare. Ciò che sarebbe l'ideale soprattutto per i bambini, qua viene dato. Da noi in Occidente non c'è più questo input a ciò che sarebbe ideale per il bambino. L'input viene dato a ciò che sarebbe ideale per l'uomo o la donna adulti che devono mantenere una felicità perenne. Che poi non Non c'è, ci arrivi, ripeto, non ce l'hai. esatto, non ci arrivi per quanto bravo ti sforzi, è così, e il bambino viene per ultimo, con gli esempi che poi tu ci davi, più estremi, di cui io non neanche ci volevo arrivare, insomma, a quel discorso. Però questo, ecco, che volevo dare, questa immagine che c'è, no? Quando vogliono parlare di una Russia retrograda, no, no, non è una Russia retrograda, questa è una Russia, a me mi ha ricordato un po' l'Italia degli anni Ottanta. Dove ancora c'avevamo un po' il senso di quello che era il bene e il male. Poi si sbaglia tutti, per carità di Dio, siamo tutti peccatori, però si aveva un'idea che, insomma, i bambini devono stare un pochino al centro della società. Qui i bambini stanno al centro della società. Ecco, questo, e qui mi fermo senza voler andare a fare, diciamo, polemiche morali, che non è neanche il senso di questa trasmissione. Però i bambini veramente sono al centro della società. Questo è molto bello. Sì, e oltretutto in un momento storico che è l'uscita della Russia che recupera questo fattore dopo gli anni 90. Gli anni 90 che avevano devastato il paese con l'ordoliberismo occidentale che ha devastato ogni tipo di collegamento tra le famiglie, la società civile, lo Stato abbandonando tutti i cittadini a se stessi. Ecco, questo aveva scatenato un aumento esponenziale della delinquenza. Hai visto tanta delinquenza a Rostov? Assolutamente zero carbonella. Cioè, io, cioè, come ti ho detto, ci sono venuto tante volte qua in Russia, nel Donbass. C'è un senso di sicurezza che aumenta ogni volta che ci vado. Diciamo, vedo che c'è gente che va meno veloce con la macchina, più ordinati, cioè c'è un miglioramento significativo, soprattutto in Russia. Adesso io al Donbass non ci sono stato, adesso probabilmente non ci vado, quindi a Donetsk, però la sensazione è questa. Diciamo, sicuramente al Donetsk è probabile, che il fatto che girano tante armi, qualcosa di diverso si può trovare, però qua in Russia proprio no. C'è un senso di tranquillità civile nelle strade enorme. Molto bene, molto bene. Hai parlato di Donbass, e allora a questo punto viene da chiedersi come sta andando il conflitto, Max. Tu si riesci a seguire da lì? Sì, tu sai, seguo sempre tramite il nostro canale Italia del Mondo su Telegram, mettiamo degli aggiornamenti, a volte arriviamo pure prima di testate importanti come South Front, su tante cose, questo, e ci seguono. Diciamo, qua in Russia ci seguono con attenzione, questo è molto bello, ho avuto conferma dai russi che hanno diciamo, guardano l'Italia. Sia te con noi, insomma, siamo seguiti, questo è bello. Nel senso che sono contenti che diamo un po' di verità, che spargiamo un po' di verità, non seguiti, non è che nessuno qua ci paga, quindi anzi è tutta una rimissione dal punto di vista economico, insomma, almeno personalmente. Però è bello vedere che, insomma, ci sono gradi, piccole cose, come ho detto, a me nessuno mi ha controllato il cellulare o il computer quando sono arrivato a Sceveniti,
m'hanno fatto passare perché mi conoscevano, hanno detto se tu passi, cioè sei un amico, ecco, queste sono piccole soddisfazioni. Sono passato io e i piloti cinesi, c'era una decina di piloti hostess cinesi che siamo passati di preferenza perché per loro una dimostrazione di amicizia. Io, questi sono amici, insomma. Queste sono le soddisfazioni che c'hai, perché per il resto non arriva un rublo, insomma, per i maligni. Detto Ok. questo, no, no, è bene Non sei specificarlo questo. pacato in rubli, ok. Non sono pagato. Pacato, pacato. E comunque, insomma, in Donbass, dal punto di vista del fronte, io ho visto che a Ugledar sta accadendo qualcosa, c'è cioè un tentativo di accerchiamento di questa Sì, posizione. aspetta che... Eccola qua. Allora, intanto vediamo la panoramica. Adesso do l'aggiornamento. Ecco qua, questa è la situazione generale dei fronti. Allarghiamo un po' questo così non ci disturba. Allora, andiamo a vedere, sul Caucaso anche ci sono stati degli attacchi, vedo, sono arrivati dei droni fin là e qui vicino, non lontano da Rostov-on-Don, è stata colpita la Dirt NB Atlas, che non so esattamente cosa sia al momento, dovrei poi andare a leggere. È avvenuto poco fa e quindi non ne sono ancora edotto. Allora, intanto ci sono stati degli attacchi missilistici ieri su Kiev, poi Chernigov, vedo Poltava, dove è stato colpito un centro comunicazioni con il Sono una strada. 179esimo, sì, è stato colpito quindi con presenza di molti soldati. Poi Dnepropetrovsk, Zaporozhe, la città di fronte a Energodar, non ci sono stati nuovi attacchi nella zona di Kherson, però vedo degli attacchi qui nella zona di Rabotino con i russi che avanzano oltre Rabotino, avevano già conquistato queste posizioni nei giorni scorsi. Più avanzate adesso vanno ancora oltre, si spingono oltre in direzione di Orekhov, quindi probabilmente si sta aprendo un nuovo fronte in cui i russi spingono per raggiungere anche Orekhov, che ricordiamo tra le altre cose non è un centro secondario perché ci passano delle autostrade che Strada. collegano Zaporozhe poi ai vari altri fronti. Come vedete, qui viene rifornito il fronte sud attraverso queste autostrade, quindi non è secondario, esattamente come le Zaporozhe forniva tutti i collegamenti verso Pokrovsk e verso, in questo caso, Kurakovo, no? Pokrovsk, ad esempio, andava sia in collegamento con Zaporozhe che Dnepropetrovsk e serviva poi per raccogliere tutto quanto serviva per i vari fronti da Kramatorsk fino a Velika Novosolka a sud, quindi curava tutto questo settore. In Pokrovsk c'è il centro della logistica di tutte queste zone di fronte. Ecco, tu adesso hai parlato di Ugledar, no? Ugledar è questo centro che hanno tentato più volte di raggiungere come Di si attaccarlo dice, frontalmente. di attaccarlo frontalmente, non ci sono mai riusciti. Adesso stanno tentando qualcosa di diverso. Se noi andiamo a vedere sul fianco e se vi ricordate, abbiamo detto più volte che avevamo visto incrementare l'uso di artiglierie e droni nel settore sud da Velika Novosolka fino alla zona di Ugledare. Effettivamente, i russi hanno preso poi il villaggio di Rozmarin e stanno. No, scusatemi, questo è il Di villaggio
Priscistocca. Priscistocca dovrebbe essere. aspetta, Priscistofka, esatto, Priscistofka, e hanno preso questo villaggio, questo alle un'ora fa più o meno, circa un'ora fa. È stata data la notizia del ritiro delle forze ucraine dall'interno del villaggio. Ecco. Questo lo posso dire perché è arrivato anche qui l'aggiornamento. Mentre poi a nord di Ugledar stanno attaccando sia Vodiane che la miniera, Miniera. giusto? Esatto. Cosa mi dici tu di questi attacchi? Come vedi in questo Allora, caso? loro hanno preso gli edifici che sono sotto il terricone, sono sotto questo cumulo di rifiuti, però a me mi risulta che il cumulo di rifiuti ancora non è stato Questi. preso. Eh sì, anche a me non Allora, risulta ancora questi preso. sono gli edifici, quelli sono con la bandiera russa che ho visto un Sì. video, però la montagna, ancora quella montagna di rifiuti che sta a nord Sì. degli edifici amministrativi dovrebbe essere ancora sotto controllo ucraino. Queste sono montagne di terreno molto friabile dove loro hanno scavato delle caverne e quindi ci sono magari cementato anche per rafforzare e quindi è una roccaforte importante, no? L'abbiamo visto anche a Bielogorocca, cose analoghe, no? Sì. E quindi io spero che loro riescano a prendere prima possibile questa montagna perché da quel punto di vista hanno la capacità di tirare sulla periferia di Ugledar da posizione dominante, perché Ugledar già di per sé è in posizione dominante, però questa è più alta come collina, quindi gli starebbero sopra. Questo è importante sia per Sì, e loro colpirebbero sia anche le per... vie di rifornimento, tra l'altro. Esatto. E poi ci sarebbe anche uno sguardo verso quell'altra località che hai menzionato prima, su cui Vodiane. stiamo. Bravo. E quindi c'è un controllo di tiro anche verso Vodiane, sempre da questa collina. Sì. Che tra l'altro è lambita ormai dalle unità russe, Sì, Vodiane sì. stessa. Vediamo Sì. un attimo sull'altra mappa. Sì, vediamo appunto in questa qui il controllo sulle zone vicine al Taricone che dicevi. E la zona di Vodiane lambita dalle forze russe. Ok. Poi andando verso nord abbiamo Costantinovka È presa. che è presa con lo spostamento anche verso ovest delle linee ucraine a nord di Costantinovka. Stanno probabilmente preparando l'attacco su Antonovka e Katerinovka, che sono le Esatto. località vicine, in vista poi di un prolungamento del fronte lungo questa direttiva che poi andrà, se prendono Ugledar e Vodiane, verso questi due villaggi. Probabilmente si sposterà la resistenza ucraina e cercheranno poi di prendere anche questi. E chiaramente puntano a questa zona, a questa strada di collegamento che sarà presto o tardi il nuovo fronte su Kurakovo, verso Eh sì, Kurakovo, esatto. l'obiettivo è Kurakovo. Kurakovo, esattamente. Andando poco più a nord, dimmi. Anche se molto più utile scendere da nord verso Kurakovo, quindi Sì, adesso la sì. battaglia è su Selidovo e Ukrainsk. Hanno fatto degli errori russi ultimamente, soprattutto su Ukrainsk, perché avevano la buona opportunità di prenderla. Hanno fatto un attacco frontale sbagliato invece di accerchiarlo. E questo avrebbe messo in pericolo Kurakovo e anche Selidovo, perché poi avevi Questo è possibilità di entrare su. Ukrainsk, esatto. Esatto. Erano E passati dal soprattutto. fianco, E poi Sekovka, invece ci sono voluti entrare frontalmente, che anche qua c'è un terricone da da qui, qualche parte. C'è sul una. fianco. Lo vedi? Lo vedi è Sì, sì, questo. sì, 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 sì. Ok. Era l'anno sbagliato. Per cui che è successo? Che se loro prendevano Ukrainsk, loro riuscivano a mettere in calderone le rimanenze di quattro brigate che stavano in quella sporgenza, come si chiama, Nevskij, che è stata presa dai russi a suo tempo.
Sì. c'è una sporgenza qua degli ucraini, no? Sopra Krasnogorovka. Sì. Prendi, eccola là, sopra Krasnogorovka, vedi tutta questa sporgenza che c'è? Questa qui è Questa? una sporgenza, sì, diciamo sopra Krasnogorovka. Sì. C'è una sporgenza ucraina che è circondata da tre lati fondamentalmente. Se i russi prendevano Ukrainsk, la chiudevano, chiudevano la ritirata. Invece adesso gli ucraini riescono a ritirarsi in relativo buon ordine Ecco, sì, il fatto è senza. questo, che si hanno iniziato il ritiro. Infatti, il sito segnala un'avanzata russa da nord perché probabilmente hanno visto che i russi, scusate, gli ucraini hanno abbandonato le loro linee in questo settore. E questo è importante perché vuol dire che se si completa, e tra l'altro i russi invece scendono, come avevo già detto l'altro giorno, che stanno dando l'attacco a questo villaggio che si chiama Zelan Perche, e questo, vedete, è il tratto appunto che dicevo. Aspetta, tu non lo vedi, ma gli spettatori No, sì. sto vedendo, Ah, poi lo ok. so. Questa Questo zona settore è qua. quello da cui gli ucraini si stanno ritirando. E come vedete è un settore piuttosto in veloce ritiro perché Nevelsk è passato in mano russa, che era in parte Esatto. controllato dagli ucraini, e stanno ritirandosi da tutta la parte a ovest. Evidentemente fuggono. I russi hanno atteso probabilmente a chiuderlo per farli anche defluire. Però poi scenderanno sicuramente velocemente verso questo settore, verso i bacini d'acqua che poi serviranno a creare il fianco sicuro di questo fronte, che non verrà attaccato come qualcuno immaginava, ma gli ucraini li fanno avanzare perché li vogliono poi colpire ai fianchi. No, in realtà il fianco se lo stanno prendendo tutto e assicurando i russi, perché tutto questo settore fino a questa ferrovia che vedete qui verrà poi conquistato interamente dai russi, spostando a 30 km, di oltre 30 km, le artiglierie ucraine dal centro di Donetsk. Sì, c'è da dire che anche che diciamo, adesso la logistica russa su questo fronte passa sopra a nord tramite Ucheretino. Sì. E se tu guardi dove sta Ucheretino rispetto al fronte, a nord di Ucheretino ci sono pochi chilometri rispetto al fronte ucraino. E Esattamente. questo è un punto di debolezza sicuramente. È vero che gli ucraini non hanno le forze attualmente per fare un attacco su Ucheretino sui fianchi, però loro hanno scelto invece di continuare ad avanzare su Pokrovsk, perché anche là, diciamo, la coperta è sempre un po' corta sia per i russi che per gli ucraini poi sulle forze veramente in campo rispetto ai bisogni effettivi. E quindi invece di continuare la loro cavalcata verso Pokrovsk e Milograd, hanno scelto di andare verso sud, cioè questo che abbiamo descritto adesso, perché in questa maniera Mettere al loro hanno sicuro oltre a Donetsk la anche via tutto il logistica. fianco e la logistica, perché adesso Esatto, cosa perché avranno? Scendendo verso sud libereranno l'autostrada che collegava Donetsk a Pokrovsk, che è questa che passa proprio qui, che passa da Pervomaisk, Netagliovo, Karlovka, Kalinovo, Mikhailovka, Selidovo. E saranno tutte strade a loro disposizione. Poi avranno anche la possibilità di usare quella che da Zelano passa da Novoselovka, Semenovka, Lastochino, Avdeevka e Donetsk, che Esatto. sarà Quindi in questa assolutamente maniera la centrale. logistica è assicurata in maniera protetta, diciamo. Quindi anche un'improvvisata degli ucraini verso Coretino avrebbe poco significato a quel punto. Questo per spiegare perché non hanno puntato direttamente su Pokrovsk, che sicuramente è un punto logistico ancora più importante di Kurakovo, però cioè, Ci anche lì. vuole la logistica adeguata poi per supportare un'azione, perché ricordiamo che qui abbiamo due città che sono Mirnograd e Pokrovsk, che sono l'una di 56.000 abitanti e
e l'altra di oltre 60.000. Sì. E quindi non è come prendere Ivanovka o Sokhil, cioè non si tratta di villaggi, qui sono grandi città. Novogrodovka, che è qua, o Selidovo. Novogrodovka è una città da 15.000 abitanti pre-guerra, pre-2022. Esatto. Selidovo è, se non sbaglio, da 25.000. Non sono piccole già queste, eh? E Selidovo, esatto, è quasi per metà in mano ai russi. Ed è un... ci vogliono le forze. Il problema qui, sia per gli ucraini che per i russi, se vuoi spendo pure due parole del perché, sì, è che poi le forze che stanno sul fronte sono sempre minori rispetto alle esigenze. I russi praticamente, è vero che hanno in totale più soldati, diciamo, rispetto agli ucraini, ma non sul fronte, perché c'è tutta una logistica che è completamente a carico dei russi, mentre invece gli ucraini, pur avendo un esercito minore, hanno una logistica fondamentalmente a carico della NATO. E questo fa sì che loro possono avere più soldati sulla linea di fronte, anche se male addestrati, anche diciamo se non adeguati, anche dal punto di vista fisico, di età e così via, perché gran parte della logistica scusate, la sta fornendo la NATO. Questo è un aspetto fondamentale per capire perché, diceva, come mai gli ucraini riescono a resistere così tanto. Perché tutta la logistica, io la vedo qui a Rostov, e c'è una marea di militari qua, perché devono fornire la logistica. A Rostov c'è il comando della regione sud, ricordiamolo. Esatto, esatto. E poi ci sono tutti i centri di logistica più importanti, no? Poi ci sono i centri di logistica più vicini al fronte e così via. Cioè, c'è tutta una serie di personale che non sta al fronte e che deve supportare poi quei 150.000 soldati che effettivamente devono coprire un fronte immenso. E da parte ucraina io non mi stupirei se in realtà proprio sulla linea di fronte c'è una leggera, diciamo, superiorità numerica degli ucraini, non mi stupirei, nonostante che nel complesso l'esercito ucraino è sicuramente inferiore a quello russo dal punto di vista numerico oltre che qualitativo. Però perché questo? Perché la logistica gliela sta fornendo i polacchi, i rumeni e tutte, e tra, diciamo, l'altro i depositi sono tutti in zone dove la Russia non può colpire, oltretutto. Esatto, esatto. E poi ci sta tutta quella, voglio dire, quei subappalti nell'ambito militare fatto da civili che lavorano per le strutture militari, che possono essere civili rumeni, civili polacchi, che vanno avanti e indietro, avanti e indietro portando tutto quello che serve, e questo fa sì che l'esercito ucraino ha meno sforzo da sostenere dal punto di vista logistico. Questo per dare un quadro su quello a cui deve contrapporsi l'esercito russo. Andiamo adesso su Toretsk. New York sono ancora fermi, ma Toretsk abbiamo visto che proseguono abbastanza bene all'interno della zona urbana, si stanno allargando e stanno raggiungendo addirittura il centro città. Non me lo sarei mai aspettato in così breve tempo. Toretsk sta in pianura, eh sì. E quindi loro hanno già conquistato i due terriconi, le due zone sopraelevate maggiori, e questo gli dà un grande vantaggio sia per l'uso dei droni sia per il controllo del fuoco, il motivo per cui loro riescono ad andare, anche se c'è una grandissima resistenza a Toretsk comunque da parte ucraina. Sì, sì, comunque, certamente. Come dici te, stanno avanzando piuttosto benino. Sì, esatto. Perché si stanno avvicinando proprio al centro città, che è questo. Sì, è notevole come progressione. Poi andiamo a vedere la zona di Chasov Yar, dove aumentano i bombardamenti russi. C'è la battaglia in corso per Prigorovka, esatto. Grigorovka, scusate,
E mi sembra che ci sia in corso anche un ritiro dalla zona a est del canale Donbass. Proviamo a vedere sull'altra mappa se ci dice qualcosa. No, al momento non ce lo dà, però io ho letto dei report in cui mi dicevano che segnalavano l'iniziale ritiro delle forze ucraine dalla zona a est del canale. Poi vedremo se verrà confermato o A meno, me mi questo. risulta che in due punti i russi sono passati oltre il canale, o Sì, sbaglio? questo a Chasovyar. A Chasovia, esatto. A Chasovyar Chiaro. nella zona qua. E adesso tra l'altro stanno intensificando i bombardamenti proprio sulle retrovie di questo settore. Ma ieri sera leggevo che davano come iniziato il ritiro dal settore qua dove c'è Klishkevka, Andreevka, delle forze ucraine presenti. Però bisogna vedere, io prendo sempre con le pinze gli annunci dei ritiri ucraini perché molto spesso sono più dei desiderata che non Sì, poi delle cose giusto. effettive, almeno fino ad oggi. Ma adesso vediamo che stanno cambiando tutti i paradigmi. Fronte Un a me difetto dei molto russi, caro è. l'ottimismo in guerra, l'ottimismo in Esatto. guerra è il difetto dei russi. Il mio fronte carissimo di Sacco Vanzetti, mai nazisti, che vede Sacco Vanzetti, questa frazione qui, vede i russi avanzare anche bene lungo la ferrovia. E hanno spinto fino a oltre la curva in questo punto la loro avanzata, il che è notevole perché vedete, stanno costringendo gli ucraini a ritirarsi, e anche in questo settore, lungo sempre la ferrovia, danno in corso un'avanzata per conquistare delle posizioni anche più elevate ancora. Questa è la strada che porta a Siversk, e come vedete, Siversk inizia a vedersi in lontananza dalle linee in cui i russi si trovano oggi. È notevole questa posizione dei russi, in quanto viene ottenuta senza l'impiego di grandi unità, solo quelle che erano presenti anche prima. Questo vuol dire che da una parte c'è una mantenuta e costante capacità di combattimento, dall'altra le cose, Max, stanno scendendo un po' di qualità, sembra, eh? Sì, anche perché hanno spostato tutta la crema, o meglio, quello che assomiglia a crema, a Kursk, e quindi lo stanno pagando. E adesso arriviamo a un fronte che tu hai seguito con molta attenzione, quello di Kupiansk. Qui c'è stato un Sì, attentato oggi, speriamo che il vicepresidente dell'UOP stia bene, anzi no, è stato ucciso, scusatemi. Purtroppo capita anche questo, questi sono sorte di omicidi mirati, più simili ad attacchi terroristici che a tattiche di guerra. Allora, abbiamo avuto Stelmakhovka e altri villaggi conquistati, ma più a nord hai visto Pishkane, giusto? Sì, esatto, i Pescane secondo me hanno fatto la cosa migliore di questi giorni, cioè si sono allargati verso sud e anche verso nord, quindi hanno rassicurato i fianchi di Pescane e praticamente hanno separato, hanno creato diciamo due fronti separati, perché se loro arrivano allo Skol da Pescane ormai gli mancano, mi sembra, 3 o 4 chilometri per arrivare proprio a L'Oskil, fiume. te lo dico esattamente, abbiamo qua il metro. Per il fiume mancano al massimo 5 km. Proprio il fiume, trovarti in mezzo al fiume, intendo. Quindi parliamo quindi che vanno a chiudere tutto quel fronte che sta a est dello Skol, che va da Kupiansk a Pishkane. E questo è un grande vantaggio, perché poi ti devi mettere a martellare su tutti i pontoni, su tutti i ponti, e rendi la logistica un inferno. Sì, e oltretutto da a sud di questo, Sì, è nel la stessa settore cosa. esatto, i rifornimenti devono arrivare praticamente da Izium.
Esatto. perché devono passare il fiume Oskil, che poi ha un bacino dovuto a una diga, si allarga molto, diventa impraticabile, non ci sono ponti in piedi in quella zona, e devono portarli a nord per alimentare i settori che resistono nella zona di Stelmakhovka. Vi faccio uno spoiler, difficilmente ci riusciranno. E di conseguenza il fronte si unirà poi all'Oskil e scenderà verso sud. Qua siamo già nella regione di Kharkov, praticamente. Sì, esattamente, esattamente. Quindi c'è anche un aspetto, diciamo, psicologico per gli ucraini, perché ormai Lugansk è sotto la Russia al 100%, 99%. Esatto. Continua anche il fuoco nelle zone all'interno di Kharkov e nel settore di Kharkov dove sono stati colpiti diversi obiettivi. I bombardamenti nelle retrovie più importanti li abbiamo avuti però nel settore di Sumy, dove sono stati distrutti lanciatori HIMARS e sistemi antiaerei con colpi precisi di missili Skander o comunque artiglieria di precisione missilistica. E poi abbiamo quella che poteva essere una nuova spinta offensiva ucraina nel settore qua. Scusate, vado sull'altra mappa che avevo visto era più aggiornata. Ok, nel settore di Malaya Lochnia, che ha visto gli ucraini con una spinta offensiva nei giorni scorsi premere moltissimo sulle linee russe e sono riusciti a conquistare, a vincere temporaneamente la battaglia di Malaya Lochnia e prendere questi piccoli villaggi. Poco più a nord, i russi in questo caso hanno optato per lasciarli sfogare, tanto poi li martellano e se li prendono successivamente. Ecco, qui se permetti volevo fare una piccola sottolineatura sul concetto delle linee, no? Sì. Perché qua in realtà è un fronte molto frastagliato e molto lungo, rispetto ai numeri di soldati da una parte e dall'altra che ci sono. Sì. Quindi c'è una linea continua, non c'è. Questa poi questa zona è molto boscosa, bellissima riserva naturale fondamentalmente, Sì, sia ci sono questa pochi zona che quella di sopra. villaggi, non sono molto vicini tra loro, sono molto piccoli, tra le altre cose. Esatto, il centro più importante che hanno conquistato gli ucraini è Sugi o Suini, come lo Suggia, chiamiamo, Suggia. Suggia, come lo chiamo, che sono Suggia 6.000 che è più abitanti. piccola di Novo di che è la metà circa di Novogrodovka, per capirci, se Sono non 6.000 sbaglio. abitanti, 6.000 sono 6.000. abitanti, Novogrodovka ne aveva 14-15.000, quindi. Tanto per intenderci, no? Ora il problema è che gli ucraini, dopo aver preso tante batoste, andando avanti con i mezzi meccanizzati, seppur veloci, sulle strade, hanno avuto un sacco di perdite, e adesso hanno sparso delle pattuglie di combattimento, osservazione, in mezzo ai boschi. Per questo sono passati. I russi, per evitare questo tipo di guerra che piace tanto agli ucraini, soprattutto agli ucraini dell'ovest che vengono dai monti della Carpazia, dei Carpati, dove diciamo tanti sono cacciatori, quindi ci si trovano bene nel combattimento boschivo, ai russi non gli piace questo tipo di combattimento e quindi per evitare quelle situazioni uno contro uno, cioè quegli scontri uno muore e l'altro pure, insomma, tanto per intenderci. Loro cercano diciamo, di arretrare e farli lavorare con l'aviazione, con l'artiglieria e poi fare un rastrellamento. Questa è la situazione, perché sennò si può sembrare, no, che questi ucraini siano inarrestabili. No, soltanto loro spendono degli uomini con una grande facilità, perché poi queste sono missioni ad altissimo rischio, perché tu butti un bosco di 100 ettari, 10-15 disgraziati,
che a malapena si sanno muovere, che hanno fatto un corso in Germania di 4 settimane di fanteria leggera, no? Devi solo sperare che tra quelli ci sta qualche cacciatore che sta nel bosco si sa muovere. Ma qui ci sono unità che erano piuttosto preparate, da questo punto di vista. Ho visto che Sì, hanno tolto molte all'inizio, unità di però esperienza anche. subito tantissime perdite, sono state Sì, ritirate ma le subiscono tante. ancora tante perdite. Adesso io vedo che i russi fanno tanti prigionieri, quindi cioè sono missioni ad altissimo rischio, questo voglio puntualizzare, su un fronte che non c'è, perché sono veramente combattimenti nei boschi, ai margini delle strade, perché le strade sono tutte controllate dai droni, e i russi quando arretrano lo fanno a ragion veduta, perché non vogliono avere perdite in questi combattimenti uno contro uno. Tanto qua non c'è niente, cioè parliamoci chiaro, qua questa c'è soltanto la salvezza professionale di Sirski, Sì, in tutta questa perché regione, c'era solo un supermercato grosso a Suggia e basta. In tutti questi altri villaggi non c'era un supermercato. Vanno tutti qua se vogliono avere un centro commerciale. Nel resto della zona non c'è nulla. Vedete nella zona, ad esempio, dove sono avanzati i russi, ci sono diverse città o cittadine, comunque, che sono esatto. il doppio, il triplo, il quadruplo di Suggia. Come dimensioni, se Lidovo se Cioè, no? cade è 4 volte Suggia, 25.000 abitanti. Esatto. E, cioè, non c'è niente a parte quella centrale nucleare che però è molto molto dietro, cioè se era questo l'obiettivo è assolutamente mancato. Però Sì. per fare questo hanno, come abbiamo già descritto molto bene, indebolito tutti i fronti, quindi questo è veramente un assurdo strategico immenso. Cioè, io in un programma passato con Chiudo Italia la Mondo condivisione, che così torniamo sì, ho noi. fatto in maniera secondo me azzardata il paragone con le Ardenne, ma l'offensiva delle Ardenne nel 44 c'aveva una sua idea di arrivare ai porti olandesi, qua non c'è l'idea. Cioè, diamo a Cesare quel che è di Cesare, insomma. Cioè, i tedeschi avevano un'idea strategica, no? In quel Sì. tentativo. Qui non c'è nemmeno quell'idea E strategica. qui probabilmente volevano prendere il settore che ha a nord l'autostrada che porta poi a Kursk e tutto il settore verso il confine a ovest, quindi prendere un rettangolo di territorio abbastanza ampio, però non ci sono riusciti, causando il ritiro, il tracollo. Con 8.000 uomini. Sì, No, in realtà sono di più, adesso sono circa 30.000. però voglio dire, cioè, ma pure per 30.000 non ce la fai. Ma loro ci hanno provato perché dicevano i russi magari si spaventano e arretrano e poi richiameranno molte azioni, molte unità dai fronti del Donbass dove siamo in difficoltà e riusciranno a magari anche ricacciarci indietro, ma a spese dell'avanzata nel Donbass. Il problema è che quest'idea, cioè, è la copia esatta dell'idea che i russi hanno messo in pratica a Kursk, dove sono riusciti invece ad attirare molte unità, scusate, a Kursk, a Kharkov, dove sono riusciti ad attirare moltissime unità ucraine in quel settore, qua gli ucraini hanno riproposto la stessa strategia a rovescio, cercando loro di farlo, ma per farlo hanno attirato molte unità ucraine dagli altri fronti per invadere il territorio russo, al quale la Russia, questa iniziativa, ha risposto usando delle unità, delle riserve, non di sicuro togliendo forze dai Ma fronti esatto, dell'operazione militare ma a speciale, Kharkov ecco. c'era Kharkov, che è la seconda città dell'Ucraina. Nella provincia di Kursk c'è il nulla, questo voglio È dire. questo il Cioè, problema, c'è che proprio i la russi stupidità. non hanno barattato per via dell'orgoglio, no? I nostri titoli dei giornali, Putin umiliato, ma chi? Esatto. Alla fine si vede chi è umiliato e chi sta in piedi, invece. Ecco. Solo alla fine dell'incontro si sa quale pugile ha vinto, giusto? Assolutamente.
Benissimo. Va bene, abbiamo fatto una bella puntata, siamo già a un'ora quasi 25, se non sbaglio, 30. Piacere, Sì. Bello, rivederti. bello veramente. Un saluto e un abbraccio alla tua famiglia lì a Rostov Grazie. e passatela bene, ci risentiamo a breve per fare magari degli aggiornamenti, che ho bisogno anche del tuo commento su queste azioni. Max, un Va saluto, bene. a A presto te e allora. agli ascoltatori, arrivederci. Ciao.